Sebastiano è un ragazzo, un giovane regista, che però ha già un curriculum notevole alle spalle. Come nel caso di Daniele, la sua passione, anche la sua attività nel teatrale, iniziano qui in Sicilia con il Teatro Club di Catania, e poi anche nel suo caso da lì comincia un cammino verso Roma, che lo porterà innanzitutto a laurearsi in arti cinematografiche e televisive presso l'Accademia Internazionale di Belle Arti, e anche durante i suoi studi a lavorare con nomi importanti del teatro e del cinema, come Emma Dante, di cui è assistente in due suoi spettacoli, Roberto Faenza nei Dice Re, Sironi Montalbano e anche il nostro grande Vittorio Sindoni nella Mia casa è piena di specchi, la fiction che racconta la vita di Sofia Loren. Finiti gli studi, il nostro ospite ha scritto un soggetto, che una storia che poi sarebbe diventata il soggetto del suo primo film, che in fase di stesura è stata segnalata al premio Solinas. Ed è lo stesso film di cui parliamo questa sera, Suggestioni dal set, Più buio di mezzanotte, che stavo presentato lo scorso anno a Cannes. E prima di parlarne con Sebastiano, che in questo caso vediamo un frammento. Sì, dove è? È amico tuo? Sì, è amico mio. È un'altra puntata. Ciao, amico. La chiamiamo un meraviglioso morroso, perché è così ignorante che non so pronunciare neanche il nome morro. Le luci della discoteca le chiamano pesanti, è più ignorante di me. Ciao. Ciao, Desi. Ciao, Desi. Ciao Franchina! Ciao! Perché vuoi ballangina stasera? Ce l'abbiamo, questa è chiara, vedda! Ciao! Ciao Marcella! Ciao, vedi, come sei? Ti ne avrei passeggiate! Ma passeggiata! Guardi, che bella giornata, colorata! Ciao Lina, ma che minchia fu? Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Davide. Un'altra volta i pidocchi? Non mi dire niente. Ogni giorno me ne succede una. No, meglio i pidocchi che le piacciono, no? Ma che si sa? Sì, ragazzi, la parrucca è di vedi. Oh, ma si sa? Pompalo! Allora Sebastiano, il tuo film rappresenta, direi, la diversità che emerge nella formazione di adolescenti. Infatti questo film racconta la giovinezza di Davide, che insomma è un personaggio che esiste insomma, realmente, cioè non verrei tu, per la sola parola, che in una Catania popolata da personaggi emarginati. Lui si rifugia in questa realtà, inizia a proiettare questi personaggi per fuggire ad un padre che non capisce e non comprende né la sua omosessualità né le sue aspirazioni artistiche. È un'esperienza importante per questo ragazzo, un ragazzo così giovane, ma anche a un certo punto del film dolorosa, nel senso sono piena di delusioni. Sì, buonasera a tutti. Il film probabilmente nessuno di voi l'avrà visto, no? A differenza di voi. A parte te, nessuno di voi l'ha visto. L'ho anche votato. No, dico questo perché è una premessa importante. Il film è stato proiettato in altri paesi e è rimasto 3 mesi a Parigi, e la Cinemateca ha fatto una lista di 100 film da salvare negli ultimi 20 anni, e tra i 10 film italiani c'è questo, ma pochi italiani lo hanno visto. E secondo me, quando si parla appunto di diversità, di essere più o meno conformisti, quindi accettare la diversità, io credo che ognuno di noi è in maniera diversa, per fortuna, è conformista e consapevole del proprio limite. È chiaro che il non andare al cinema, non vedere film, non leggere giornali non aiuta a evitare quel conformismo pericoloso di cui parlavamo, che fomenta la discriminazione, tutta una serie di dinamiche che più o meno conosciamo tutti. Il punto è sempre lo stesso: il film in Italia è stato censurato, come sapete forse, il comitato di censura è rimasto in Europa soltanto in Italia, perché negli altri paesi è stato eliminato, e fu istituito
da quel tremendo periodo del chiamato fascismo, no? Che istituì il comitato di censura. Il film è stato censurato pur non avendo appunto scene di nudo né di violenza, e lo stesso film invece in Inghilterra e in Francia è stato proiettato nelle scuole perché è ritenuto educativo. Quindi qui c'è un problema. In questo paese c'è un problema profondo che siamo noi in realtà, non è né chi ci governa né tantomeno chi dà un limite, un divieto a un film. Poi chiaramente la censura non è stata data, è stata abbassata prima a 18 e poi a 14 anni, perché sarebbe stato un paradosso e scandaloso, visto e considerato che il film è stato finanziato con i soldi pubblici e il comitato censura fa parte di quel ministero, quindi come prima lo finanzi e poi lo censuri. Il mio film appunto è semplicemente un tentativo, non è niente di più, è un film che racconta in questo caso una diversità di genere. Ma sarebbe stato lo stesso se io avessi raccontato l'adolescenza di uno zingaro piuttosto di un handicappato, perché appunto la diversità è un pretesto, è un modo per parlare di ognuno di noi, di una fase molto importante che è l'adolescenza. Salutiamo appunto Davide, il protagonista è una persona che esiste realmente, è insomma, conosciuto con un nome d'arte come Tarquini, un famoso locale di Roma, e come tu mi raccontavi durante l'intervista con il Gazzetta del Sud l'anno scorso, in occasione proprio della presentazione del film a Cannes, l'idea del film è nata proprio dal racconto che ha fatto lui della sua giovinezza. Cosa ti ha colpito in particolare della sua storia? Ma nella storia di Davide c'erano semplicemente quegli elementi drammaturgici fondamentali affinché potesse diventare un film. Io ho appena finito di fare un master in critica con i Cahiers du Cinéma e trovai durante appunto questo volo di ritorno, perché vivevamo entrambi nello stesso palazzo a Roma, trovai nella sua adolescenza, nella casualità di questo posto a sedere vicino, l'occasione appunto, no, di raccontare una storia che potesse diventare, come dicevo prima, un pretesto per parlare di libertà in un paese dove la diversità fa paura. E tutto è stato molto casuale, perché appunto film come il mio non si fanno, gli esordi praticamente sono bassissimi e più delle volte sono molto conformisti. E quindi dicevi, questo film è stato diciamo censurato, quindi è stato poco visto, immagino sia stato posto naturalmente anche nella tua città. Ecco, e lì come è stato accolto? A Catania, che diciamo, è considerata la più nordica delle città siciliane, proprio come mentalità e come costumi, cioè hai ricevuto delle critiche, perché purtroppo qui a sud, ma come hai detto tu adesso, in tutto il paese, purtroppo c'è ancora una certa difficoltà ad accettare la diversità e anche certe realtà naturalmente. Ma in realtà il film è andato molto bene in alcune città, purtroppo quasi tutte del nord. E a Catania il film ha risposto bene, poi appunto la distribuzione, che è una distribuzione e Kamikaze, che è l'Istituto Luce, anziché promuovere il film lo ha rimosso. Ma Catania, parlare di Catania sarebbe un po' come sparare sulla Croce Rossa, perché è una città che sarà distrutta da 20 anni di berlusconismo e da scelte più o meno culturali che hanno distrutto quel fervore, quell'anima creativa che l'ha contraddistinta negli anni, nei decenni. È andata bene.